Blumen, lo specialista dei prati, noto a tutti per il miscuglio di sementi per tappeti erbosi Prato Forte, ha lanciato una nuova linea di concimi naturali, liquidi e granulari per la cura, la difesa e la nutrizione di piante da orto, appartamento e giardino. I prodotti Nutris Natura rispettano piante e ambiente perché contengono sostanze naturali. Sono molto efficaci perché contengono elementi che potenziano il naturale meccanismo delle piante per l'assorbimento delle sostanze nutritive e non costano più dei prodotti chimici. In particolare, per la cura e la nutrizione del prato, Nutris Natura propone due concimi granulari in sacco. Il concime granulare a cessione modulata e il rinverdente granulare, che ha un immediato effetto rinverdente e nello stesso tempo un'azione nutritiva. Scegliere Nutris Natura significa rispettare piante e ambiente. È un gesto responsabile che può contribuire a migliorare la vita sulla terra. Nutris Natura, energia naturale per le piante. È un prodotto Blumen e lo trovi nei migliori garden center e nei negozi specializzati. Coltivare passioni dà piacere. Vuoi fioriture abbondanti? Vuoi raccolti sani e saporiti? Anche biologici? Vuoi un giardino da favola? KB coniuga il meglio della tecnologia con il meglio per la natura. Qual è il segreto per avere piante rigogliose? Continua dedizione? Il segreto è Compossana, terriccio di qualità. La torba, con l'aggiunta di fiocchi di perlite, garantisce un sano attecchimento delle radici e l'ottimale sviluppo delle piante. Compo, piante meravigliose, con semplicità. D'estate le zanzare mi pungevano sempre, uffa! Ora la mamma mi dà lo spray e le creme naturali Sandokan e il prurito va via subito. La sera siamo protetti anche all'aperto. Sandokan, estate senza zanzare. Se vi siete stancati di innaffiare tutte le sere il vostro giardino e di spostare i tubi dell'acqua quando dovete tagliare l'erba, significa che l'irrigazione interrata è quello che fa per voi. La centralina che comanda l'impianto provvede autonomamente ad innaffiare, i tubi sotterranei sono esteticamente più belli e voi potete godervi il vostro verde in tutta tranquillità. Contrariamente a quanto si pensi, un'irrigazione interrata non costa troppo ed è abbastanza semplice. Serve un rubinetto, una centralina che gestisca il flusso e il tempo dell'innaffiatura e dei pop-up, cioè degli irrigatori a scomparsa che vanno posizionati nei punti strategici del vostro giardino. Di questo parliamo nel prossimo servizio. Vediamo. Ciao Riccarda, sono nuovamente qui con il nostro esperto di irrigazioni. Oggi Enrico ci parlerà di impianti di irrigazione interrata. Sì, l'irrigazione di prati e piante è un'attività indispensabile per la sopravvivenza del giardino durante il periodo estivo e le stagioni calde. Infatti, se per caso non dovessimo bagnare il nostro prato o le nostre piante, soprattutto durante la stagione secca, vanificheremo gli sforzi fatti durante la primavera. Se abbiamo un giardino magari piccolo con poco prato e qualche pianta, possiamo affidarci a irrigatori fuori terra che sono molto semplici da installare, vanno semplicemente appoggiati sul prato e l'irrigazione deve essere avviata tutte le volte manualmente. Chiaramente vanno anche spostati sul giardino per irrigare più uniformemente e vanno tolti quando c'è necessità di tagliare il prato. Ma se il nostro giardino è più grande? Già dai 50 metri quadri in su è necessario utilizzare un impianto di irrigazione interrata. Infatti con gli irrigatori fuori terra si perde un po' di precisione nel dosaggio dell'acqua. Chiaramente l'impianto di irrigazione interrata ci consente di avere un prato bello e rigoglioso anche e soprattutto durante i periodi di nostra assenza. Infatti il programmatore fornisce l'acqua alle varie zone del giardino in maniera completamente automatizzata. Un altro vantaggio dell'impianto di irrigazione interrata è che gli irrigatori sono a scomparsa e che quindi non rovinano l'estetica del giardino e non vanno rimossi quando c'è necessità di tagliare o fare manutenzione al prato. Quali prodotti ci consigli di utilizzare? Utilizzando prodotti ideati appositamente per il fai da te avremo la certezza di un'installazione semplice e alla portata di tutti. Inoltre è bene ricercare prodotti affidabili che consentono di avere attività di manutenzione ridotte al minimo. Immagino però che questo tipo di impianto sia molto costoso. Al contrario, la spesa è contenuta, varia naturalmente a seconda delle dimensioni del giardino. Per farti un esempio, per un giardino intorno ai 100 metri quadrati sono sufficienti circa 400 euro, quindi una spesa alla portata di tutti e comunque anche l'installazione in questo caso è veramente alla portata di tutti. Ora possiamo scegliere l'impianto giusto per noi. Ti ringrazio Enrico per i tuoi consigli, linea a te Riccarda.
E abbiamo parlato di razionalizzazione dell'acqua e io voglio concludere vedendo le protagoniste della gestione dell'acqua, le piante grasse. Questo è il manuale di questa settimana, il grande libro dei cactus e delle piante grasse, dove troverete tutti i consigli e tutte le informazioni per coltivare al meglio queste piante particolari. Io vi aspetto lunedì prossimo su Odeon alle 20. Questo programma vi è stato offerto da... Buongiorno. Se le dico fertilizzante, lei cosa risponde? Ah, Cifo! Cifo, ascolta le tue piante!